Eccoci qui, guardate, tutti avanzi di filato sui toni del verde. C'è un po' di viola che si richiama in questo e in questo e anche in questo, che sono tutti, adesso magari da lì sembrerebbero tutti uguali, ma sono tutti filati diversi. Vedete, questo che sembrerebbe molto simile a questo, ma non lo è per niente, perché questo è molto più spesso, questo è più sottile. Allora, questo verde, le due tinte unite, questo e questo verde scuro, sono da lavorare col 7, perché dall'etichetta c'è scritto 7. Questo è lavorare 3,25 e 3,75, quindi mettendolo doppio potremmo arrivare a questo spessore. Questo invece è più sottile, sarà da lavorare con un 4, però pensavo se riuscissi, se mescolassi, vedete, no, un filo sottile, uno di questo, aspettate che poi un attimo, dunque non riesco, ecco, qui mi fa un filo di questo, che vado a togliere un po' questi gomitoli, ecco, un filo di questo, assieme a uno di questo che è un 3,25, potrei arrivare a un 7 e riuscire, direi proprio di sì, che male non stanno. Oltretutto, questo è una viscosa 70% lana, 25% viscosa, è di una morbidezza unica, per cui se iniziamo dal collo a fare il nostro spalollo, scalda spalollo. Perché questo? Perché, aspettate, vi faccio, ho fatto uno dei miei disegni che è meglio, non lo trovo, si è vergognato anche lui. Ecco, vedete? Una cosa del genere, si vede niente, come mai? Ecco, mettere, fare il collo e poi non fare uno scaldacollo diritto, poi da arricciare, ma fare proprio che si allarghi sulle spalle, da mettere proprio sotto le giacche, sotto i capotti, in modo che rimanga attaccato alla spalla e vi faccia calore. Qui avevo ipotizzato un pochino di verde chiaro, verde scuro, vedere un po' come metterla assieme, anche perché vorrei fare un punto, come si chiama quella ventaglio, un punto... Oh, mamma mia, non mi viene adesso, ma oggi sono senza parole, strano, eh? Un punto pavone, ecco, fare un punto pavone in modo che sì che formeranno righe i colori, ma non sarà proprio una riga netta, ma sarà un pochino ondulato, quindi è un pochino più morbido, mescoliamo tutti questi colori ma lo rendiamo un pochino più morbido. Vediamo cosa ci esce. Se mi volete seguire, raccogliete un po' di lana che avete, che vi avanza, che più o meno abbia un qualche cosa di simile e vediamo. Mi avanzerà senz'altro di tutta questa, ne faccio due, tre di spalolli. Vediamo un attimino. Incominciamo dal collo. Adesso mi preparo bene i filati e poi vi dico come proseguire. Come vi accennavo prima, allora, ho deciso di mettere doppi questi due filati, questo con questo, perché sono i più morbidi e intorno al collo diciamo che almeno non pungono, quindi anche voi cercate nella parte del collo di mettere assieme quei filati che rimangono più morbidi. Ora ho le mani tanto ruvide che però io li ho provati, no, questi non pungono. Quindi ho messo doppio questi filati, ho fatto un campioncino di 20 punti e 20 punti sono 14 centimetri, li rivedo assieme a voi, ma sembrano di meno, come mai? Ho fatto il calcolo su 14, va bene, lo rifacciamo, forse era un po' troppo, perché li ho lasciati, ah scusate, ho fatto il campioncino col 6,5, non col 7, perché il collo, se rimane un attimino più aderente, è meglio. Mettiamolo un po', ecco, così sul cavetto che rimane meglio. No, forse l'avevo tirato troppo. In effetti sì, vabbè, vediamo. Allora, sono 13 centimetri. 13-14, vedete? Consideriamo 14, casomai ne mettiamo uno in più. Allora, 14 più o meno io vorrei che il mio scaldacollo fosse intorno ai spalollo, prima che mi ricordi, fosse intorno ai 55 centimetri, quindi
Eh sì, perché non vorrei che mi restasse proprio attaccata al collo, perché io soffro un po' lo stretto intorno al collo, però che facesse il suo colore. Quindi diciamo dai 50 ai 55 centimetri. Io lo farò 55, quindi vuol dire che sono 55 diviso 14, guardiamo quanto fa. 50, perché faccio 55? Vabbè, 55 diviso 14 sono 3, 4, quindi sarebbero 14 per 4, vengono 56, 56 centimetri. 56 centimetri. Questi abbiamo detto che sono 20 punti, quindi sarebbero anche questo 20 per 4, un centinaio di punti dovremmo mettere. Saranno anche tanti, perché 14, guardiamo un po', no, sono 20, 20 per 4 sono 80, sì, 20 per 4 sono 80, sono 80 punti. Dovremmo mettere 80 punti, direi che 80 potrebbero andare, perché se questi sono 14, 14 per 4 arriviamo a 56 e 20 per 4 arriviamo a 80 punti. Dobbiamo montare, sempre per la misura dei 55 centimetri, dobbiamo montare 80 punti. I punti che andiamo a montare devono essere multipli di 4, perché la costa 2, 2 richiede un multiplo di 4. Quindi se lo fate più grande o più piccolo, comunque ricordatevi che dovete sempre fare multipli di 4. Allora, abbiamo detto che il nostro scaldacollo misurerà intorno ai 55 cm. Ora disfo tutto. Facciamo l'avvio bulgaro, in modo da evitare, per tanti ai quali non piace, alle quali di voi non piace, montare i punti col tubolare, perché magari vi rimane più difficile, più pesante, facciamo l'avvio bulgaro. Nel box sotto il video vi metterò il link del video per andare a vedere come si fa l'avvio bulgaro, ma comunque lo facciamo assieme, solo che adesso lo faremo un pochino più veloce. Voi andate a vedere il video e quindi, se già non lo conoscete, imparerete a farlo. Per fare, per contare quanti centimetri occorrono per montare le 80 maglie, dobbiamo misurare i nostri 55 centimetri per 3, quindi prenderemo un metro e mezzo di filato, tutto il centimetro, ne lasciamo tanto così più o meno, anzi se lo mettessimo pari anche meglio, così ne lasciamo, ho detto nel video dico 5 centimetri, ma lasciamo neanche 10, perché questo è un filato più grosso rispetto a quello che ho fatto vedere nel video per l'avvio bulgaro. Facciamo 10 centimetri, li lasciamo in più e ne calcoliamo un metro e mezzo. Quindi la misura del vostro scaldacollo moltiplicato per 3. Penso sia tanto, però è meglio abbondare un attimino che non ritrovarci alla fine e non avere più il nostro filo. Un metro e mezzo è qua. Togliamo il centimetro, metto intorno al collo. Adesso prendiamo tutto il cavo che abbiamo misurato. Abbiamo misurato un metro e mezzo più 10 centimetri. Andiamo a unire i due filati dove abbiamo segnato il metro e mezzo con il capietto iniziale, lasciando oltre il metro e mezzo questi 10 centimetri. Noi qui, sa che è poco per 80 punti questo. Un metro e mezzo è troppo poco. Io esagero un po', guardate. Facciamone un po' di più. Intanto sono avanzi e ne abbiamo tantissimi. Facciamo anche 2 metri. Non vorrei che fossero troppo pochi i punti. Ecco, così forse dovrebbe andare bene. Allora, abbiamo calcolato i nostri centimetri di cavetto, di filo da mettere doppio. Vedete?
lo metto doppio, lascio spuntare un po' di filo iniziale e inizio a montare i miei punti. Li monto col filo doppio, cioè faccio un cappio, ecco perché occorrono i 10 cm in più, se il filo è più sottile naturalmente ne occorreranno di meno. Inizio col mio cappio col filo doppio, in questo caso sarà quadruplo perché abbiamo io ho unito due fili. Se voi fate con un filo solo, l'avessi fatto con questo che è già grosso, l'avrei messo doppio così, cioè avrei messo assieme due filati così. Quindi filo unito, lavoriamo il filo doppio, per montare i punti ci occorre il filo quadruplo. Teniamo il filo che abbiamo, chiamiamolo sempre filo doppio per non incorrere in future eventualmente incomprensioni, diciamo così. Allora lasciamo il filo doppio sulla sinistra. Il filo col quale andiamo a lavorare, a montare i nostri punti, il filo semplice, pur essendo due fili assieme, il filo semplice sulla destra, e li montiamo come si montano i punti sui ferri circolari, no? Alla continentale, mi pare si dica, sì. Quindi prendiamo filo davanti e chiudiamo. Giriamo il pollice, prendiamo filo dietro e chiudiamo. Davanti pollice, davanti indice e chiudiamo, cambiamo, dietro pollice, davanti indice e chiudiamo. Davanti, si può anche fare così, ora ve lo faccio vedere. Davanti, senza cambiare il filo, e dietro. Però se lo prendete dal dietro dovete fare un po' di giro in più per uscire dall'asola. Voi fatelo come nel video che vi ho segnalato. Non ho contato i punti, vabbè, li conteremo un pochino più avanti. Si incrociano un po'. Allora adesso ho montato quello davanti. Davanti, giriamo e dietro. Questo modo, davanti, da sotto, e questo è il secondo. Quindi o si fa, ve lo faccio rivedere, ma vi ripeto, poi avete il link per avere il video esclusivamente per l'avvio bulgaro. Il primo punto si monta davanti pollice, davanti indice, si passa nell'asola e si chiude. Il secondo punto si gira il filo, si prende il filo dietro al pollice, davanti indice e si chiude. Davanti pollice, davanti indice e si chiude. Si gira dietro, davanti e si chiude. Oppure davanti, davanti e si chiude. Dietro preso così. E si passa nel mezzo. È la stessa cosa. L'importante è che vi rimangano i punti, vedete, divisi a 2x2. Se voi aprite bene, vedete che sono 2, 2, 2, 2 e si forma questa righetta, non so come chiamarlo, forse nel video l'ho anche chiamato in qualche modo, questo mattoncino, questo fagottino, questo nodino, che raccoglie i due punti. Ora nell'oscuro si vede abbastanza bene, ma non benissimo. Se guardate l'altro video lo vedete bene. Quindi montate 80 punti o quanti ve ne servano, purché multiplo di 4, e poi vediamo come unire il lavoro. Abbiamo montato gli 80 punti che ci servono. Io mi sono tenuta molto larga col filo doppio per montare i punti, per paura di arrivare alla fine e non avere sufficiente filato, quindi rispetto a quello che vi ho detto ne ho aggiunto parecchio, ma vedete che poi mi è avanzato. Non mi sono fidata di quello che
sostengo io invece, poteva andare bene. Più di tre volte, facciamo almeno quattro volte, però quattro volte è sufficiente. Allora, abbiamo fatto i nostri 80 punti, adesso dobbiamo chiudere a cerchio. Sapete che per chiudere a cerchio, per evitare che si formi lo scalino, dobbiamo montare un punto in più e lavorare l'ultimo punto montato assieme al primo, cioè a quello dove è stato fatto il cappio col filo doppio, per cui anche qui si sono formati i due punti. Quindi, indipendentemente da come lo montiamo adesso l'ultimo punto, ne montiamo ancora uno, quindi i punti in pratica diventano 81 e sempre sul ferro ci deve essere il filo semplice o doppio, nel mio caso perché io ho unito due filati. Quindi spostiamo nel ferro di sinistra l'ultimo, vi si allargherà ma poi tirando il filo si stringe, sul ferro di sinistra montiamo, spostiamo l'ultimo punto montato e lavoriamo assieme il primo punto che avevamo montato quando abbiamo fatto il cappietto, che sarà un pochino, lasciamo un po' andare i fili così si allenta, ecco, ma è duro, ma è stretto che l'ho fatto, ecco, il primo dei due punti, dividendo il filato, il primo dei due punti assieme all'ultimo punto che abbiamo montato e che abbiamo spostato sul ferro di sinistra. Questo è il nostro primo punto del nostro spalollo. Se voi tirate, vedete, tenderà ad allargarsi, ma se voi li tirate bene, sia quello col quale li abbiamo montati doppio, sia quello col quale abbiamo montato il cappio semplice, non si stringerà, ma questo si può fare poi all'ultimo. Quindi abbiamo fatto il primo punto diritto, facciamo il secondo. Se vi è utile potete mettere qui, prima di unire a circolo, potete mettere il marcatore, questo vi determina il vostro inizio giro. Abbiamo fatto due diritti, adesso passiamo a fare due rovesci. Naturalmente voi sapete che in ogni mattoncino che ci troviamo, in ogni blocchetto che ci troviamo di sotto, ci sono due punti che il primo giro lavorandoli rimangono molto uniti, però se voi li allentate un attimino vedete che i punti sono due e non uno. Quindi abbiamo fatto due diritti, due rovesci, adesso di nuovo due diritti. L'importante è che ogni mattone, ogni blocchetto che voi avete di sotto, in ogni blocchetto ci lavoriate due punti e che i punti siano gli stessi, cioè in un blocchetto lavorerete due punti diritti, nell'altro blocchetto lavorerete due punti a rovescio, in modo che si formi quello smerlo che viene evidenziato proprio, vedete, i blocchetti a diritto rimangono leggermente in rilievo, quelli a rovescio rimangono un pochino più sotto. Procedete così, fate tutto il giro. Devo abbassare un po' l'audio. Ecco. Fate tutto il giro con due diritti, due rovesci e proseguite sempre sin arrivare ad almeno, poi vedete voi in base a come volete il collo. Se volete un collo ad anello, leggermente ad anello, avendo montato un pochino più punti, io arriverei almeno dai 13 ai 15 centimetri, perché poi si risvolta un pochino, tende a cedere perché punto a coste, e quindi almeno fare un collo che sia 15 centimetri, diciamo dai 13 ai 15, così vedete voi, lo fate tutto con lo stesso filato. E quando abbiamo finito i 13, 14, 15 centimetri, vediamo come proseguire. Finiti i 15 centimetri. Esatto, vedete? Sono proprio 15 centimetri giusti, giusti. Adesso dobbiamo incominciare a fare lo spallollo vero e proprio. Però noi abbiamo fatto l'avvio bulgaro, dove il punto principale, scusate che l'ho già girato, il punto principale, quello che si vede meglio, è quello con i
mattoncini, scusate, era andato un po' fuori di cosa, era quello dove si vedono proprio, vedete, questi blocchetti. Se noi però risvoltiamo il collo, ora mi sono rimasti tutti, vabbè, poi li aggiusto, e se noi risvoltiamo il collo a questo modo, il nostro lavoro continua dalla parte rovescia, per cui dovremmo lavorare a rovescio tutti i ferri per far, perché noi dobbiamo lavorare, scusate, cerco di spiegarmi meglio, ecco, se noi adesso continuiamo, ma guardate qui il filo, facciamo passare nel mezzo, facciamo prima, eccoli, se noi continuiamo a lavorare da questa parte, adesso cominciamo a fare tutta la maglia diritta, poi abbiamo detto il punto pavone, quello che sarà, il nostro diritto del lavoro è quello, per cui quando noi andiamo a girare il nostro collo avremo i punti dalla rovescia e non si vedrà il bello, diciamo così, quello che forma un pochino di smerletto del vio bulgaro. Quindi dobbiamo fare in modo che il nostro diritto sia questo e quindi ci dovremo girare il collo dall'altra parte. Se noi lo giriamo così e poi lo voltiamo, vedete che abbiamo proprio bello il nostro avvio, però ci ritroviamo anche a dover lavorare dall'altra parte, perché noi il filo adesso lo abbiamo alla sinistra e invece dovremo continuare ad andare avanti. Allora cosa facciamo? Ritorniamo sul diritto, diciamo così, come abbiamo fatto fino adesso. Facciamo come si fa per i ferri accorciati. Prendiamo, scusate che mi allungo un po' così magari c'è un po' più visuale. Prendiamo, abbiamo finito con i due rovesci. Prendiamo il nostro, aspettate, no, è meglio che finiamo con un così. Finiamo con un rovescio, il secondo rovescio lo prendiamo senza lavorarlo e facciamo la volge gira. Prendiamo il nostro punto così, avvolgiamo il filo intorno al punto che abbiamo preso senza lavorarlo e giriamo il nostro lavoro. Da qui risvoltiamo tutto, vedete? Siamo sul rovescio di quello che abbiamo lavorato sino adesso, però girandolo siamo sul diritto dell'avvio bulgaro. Quindi abbiamo fatto questo avvolge e gira, come fare un ferro accorciato. Prendiamo il punto che non abbiamo lavorato, lo prendiamo a rovescio, mettiamo il filo dietro e facciamo tutto un giro a diritto. Questo giro lo facciamo tutto a diritto, in modo da sistemare bene il nostro, diciamo, ferro accorciato. Lavorate a diritto sino a inizio lavoro, dove abbiamo fatto il ferro accorciato o dove avete messo il marcapunti. Siamo arrivati al punto che naturalmente noi l'abbiamo fatto sul rovescio, ma avendo girato il lavoro adesso ce lo troviamo sul diritto, dove abbiamo fatto, vedete, la volge gira. Abbiamo intorno a questo punto diritto, abbiamo il filo che ha avvolto il punto e dove abbiamo girato. Noi prendiamo questo filo assieme al primo punto che abbiamo sul ferro di sinistra e li lavoriamo assieme. Duro, ma ce la facciamo. Forse l'ho tirato un po' troppo. Vabbè. Uno. E due. Abbiamo lavorato assieme questi due punti, per cui abbiamo fatto sì che non si veda lo scalino del fatto di aver girato il, di essere tornata indietro. Siamo in pratica tornate indietro con questo sistema della volge gira. Adesso dobbiamo cambiare i ferri, passare i ferri del numero 7 e cambiare il filato. Quindi mi preparo i ferri, mi preparo il filato che andrò a lavorare, vediamo cosa fare.
Tenuto conto che il punto che noi andremo a fare, cioè il punto pavone, deve avere un multiplo di 12 e dobbiamo allargare parecchio, noi dobbiamo cercare nei prossimi tre giri che andiamo a fare, adesso vi dirò come, di aumentare, allora ne abbiamo 80, dobbiamo arrivare a 12, aumentare 16 punti. Dobbiamo arrivare a 96 punti, che scusate che controllo, ma 96 è multiplo, 96 diviso 12, esatto, 8 disegni, 8 ondette, per cui dobbiamo aumentare questi 16 punti, 8 punti li aumenteremo adesso e invece gli altri 8 punti li aumentiamo tra due giri, quindi facciamo così. Cambiamo filato, ho preso questo scuro che terrò per fare questi tre giri, ogni volta che cambio colore, cambio punto, faremo questo. Allora, contiamo 9 punti, aspettate che qua lascio questo, quindi 1 l'abbiamo fatto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perché abbiamo 80 punti, quindi ne aumentiamo 1 ogni 10. Lavoriamo il decimo punto, potevo dirvi facciamone 10, ma per mettervi in evidenza il tipo di aumento che andiamo a fare, è un aumento nascosto. Lavoriamo il decimo punto e poi col ferro di destra andiamo a puntare non nel punto che abbiamo appena fatto, ma in quello di sotto. Vedete, non in questo, ma in questo. Aspettate che prendo un ferro così e rimane più... Ecco, non andremo a puntare il nostro ferro di destra, non lo punteremo qui, che è il punto appena fatto, ma in quello di sotto. Il punto appena fatto, ma la riga precedente. Quindi entriamo nel punto così di sotto e prendiamo il nostro punto. Abbiamo fatto un aumento, se voi contate i punti col nuovo filato sono 2, 4, 6, 8, 10 più 1, 11. Facciamo la stessa cosa, 10 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, scusate che mi sbroglio un po' di là, facciamo una giù, 9 e 10. Lavoriamo il decimo punto, non il punto lavorato, quello immediatamente sotto, prendiamo un punto e diventano 11. Facciamo così per tutto il giro, quindi dei nostri 80 punti diventeranno 88. Se voi avete messo più o meno punti, e ricordatevi che comunque ne dovete aumentare tanti quanti ve ne servono per arrivare a multiplo di 12. Dobbiamo fare, col numero di ferri del 7, faremo, abbiamo detto 7, se non sbaglio, non me lo ricordo già più, 7, 8, facciamo 8 moduli, e quindi noi dobbiamo avere 96 punti. Dovrete adeguare anche voi in base al numero di punti che avete montato. Quindi in un modo o nell'altro dovete aumentare in questo giro 8 punti, nel prossimo aumenterete, il prossimo che vi dirò, aumenterete tutti quelli che vi servono per arrivare a un multiplo di 12. Quindi tutto diritto con l'aumento sul decimo punto. Finito il giro diritto, facciamo un giro sugli 88 punti ottenuti o su quelle che avete ottenuto facendo gli aumenti, un giro tutto a rovescio, questa volta senza aumenti, quindi tutti i punti a rovescio. E questo è il secondo giro col filo di colore diverso. Finito il giro a rovescio, facciamo sempre sugli 88 punti ancora un giro a diritto. Fate tutto il giro a diritto e arrivate a fine giro al marcatore.
Nel prossimo giro cambieremo il filato e faremo gli altri 8 aumenti che 12, no, 8, scusate, 8 aumenti che dobbiamo fare per arrivare al giusto numero di punti che ci permettano di fare il punto pavone, quindi tutto diritto. Finiti i 3 giri col verde scuro, cambio colore e metto il verde chiaro, così insomma fa un po' da contrasto. Prima di iniziare l'altra lana melange, che adesso non la trovo nemmeno, dov'è l'altra lana melange? Questa, ecco, prima di aggiungere questa, che con questo vedete sta bene, lo stesso verde, faccio una parte tinta unita e poi il prossimo modulo sarà con quella. Allora, abbiamo fatto questi 3 giri, adesso dobbiamo fare un giro di diritto dove faremo gli altri 8 aumenti. Quindi se prima abbiamo fatto 10 punti e sul decimo abbiamo fatto l'aumento, adesso faremo 11 punti e sull'undicesimo facciamo l'aumento nello stesso modo come abbiamo fatto il precedente. Quindi cambiamo il nostro filato, ne contiamo uno. Aspettate che sia sufficiente, sì, così poi lo blocchiamo con tutti gli altri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E sull'undicesimo andiamo a fare l'aumento. E così via, tutto il giro così. I punti alla fine dovrebbero essere 96. Finito il giro con gli aumenti, abbiamo 96 punti, ne facciamo uno sempre a diritto senza aumenti. Tutto il giro a diritto senza aumenti. Terminato il secondo giro senza aumenti, dobbiamo farne un altro con gli aumenti. Però mi sono sbagliata, mi dovete scusare, mi sono sbagliata in una cosa. Vi ho detto che il punto pavone è multiplo di 12, non so come mai che ne avrò fatti già 1000 lavori a punto pavone, e ho detto multiplo di 12, invece deve essere multiplo di 18. Per cui noi abbiamo 96 punti, dobbiamo portarli a 108. Quindi dobbiamo aumentare 12 punti e qui di conseguenza faremo un aumento ogni 8 punti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e sull'ottavo facciamo il nostro aumento. Facciamo tutto il giro così e arriviamo a 108 punti. Scusatemi, ma non so come mai questa sera ce l'avevo col 12. 8 punti, tanto non abbiamo pregiudicato niente perché comunque questo giro io avrei detto di aumentarne comunque 12, perché dovevamo avere il multiplo di 12, ne aumentiamo lo stesso 12, ma deve essere multiplo di 18. Questo lo dico per le persone che non hanno montato lo stesso numero di punti miei. Allora qui c'era l'aumento, 2, 4, 6, 7, 8 e qui l'aumento. Finito tutto il giro così a diritto. Abbiamo fatto il terzo giro con gli aumenti, abbiamo 108 punti, facciamo il quarto giro tutto a diritto senza aumenti. Tutto a diritto senza aumenti, e sempre 108 punti. Quinto giro, dobbiamo lavorare, forse è qui che mi sono confusa con i 12 punti, ma non è una giustificazione, è proprio un errore che ho fatto. Dobbiamo lavorare, aspettate che qua ho un punto che sta per cadere, non si vede bene, sì, con questo pelo può succedere, morbidissima, ma ha un po' di peletto. Ecco, dobbiamo lavorare 2 punti assieme per 6 volte, cioè 12 punti. Ecco probabilmente il mio inghippo, quindi 1, 2 punti assieme, 2, 3, e sono 6 punti, 7, 8, 4, 9, 10,
e vai. 5, 11, 12, 6. Adesso per, mi sa che cambio un po' il peghetto perché è troppo stretto. Adesso per 6 volte dobbiamo fare un gettato e un diritto. Un gettato e un diritto, 2, 3, 4, 5 e 6. Ricominciamo. 2, punti assieme, 2, 2 punti assieme e sono 3, 4, spero si sia visto, ma tanto lo... Io direi di tagliarli un po' questi fili che mi sto portando dietro, che intanto prima che li rinnoviamo, sono arrivata a 4, vero? 2, 4, sì. 5 e 6. Gettato 1, gettato 2, gettato 3, gettato 4, gettato 5, gettato 6. Li ricontiamo per essere sicuri, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ricominciamo, 2 punti assieme per 6 volte, un gettato e un punto diritto per altre 6 volte. Facciamo tutto il giro, finiamo così. Ecco, ho cambiato il cavetto, adesso vedete si vede molto meglio la larghezza che sta prendendo, direi che come aumenti andiamo benissimo. Allora, abbiamo finito il nostro giro di, diciamo, di punto operato, l'abbiamo iniziato con per 6 volte 2 punti assieme, lo finiamo con i 6 punti intervallati dal gettato un diritto, gettato un diritto, gettato un diritto. Adesso dobbiamo cambiare colore, no scusate, dobbiamo fare ancora un giro di diritto, sempre con lo stesso filato facciamo ancora un giro, tutto a punto diritto e ci ritroviamo qua, tutto diritto. Terminato il sesto giro dobbiamo cambiare colore. In questo giro dobbiamo anche mettere dei marcatori. Sono un pochino contrari a mettere i marcatori perché diciamo che ci impediscono di imparare a leggere quello che stiamo facendo, però capisco che con un filato come il mio, ad esempio con tanto pelo, vedete tanto pelo così, o magari un filato tanto con colori sgargianti che vi può far trarre in inganno, allora mettiamo i marcatori. L'ultimo punto che abbiamo lavorato è un punto dove il penultimo è dove avevamo, vedete che si è formato il forellino, è dove avevamo il gettato, l'ultimo è dove sotto avevamo un punto diritto. Quindi adesso iniziamo a lavorare da dove abbiamo preso i due punti assieme a diritto. Il primo punto lo lavoriamo, tutto il giro è diritto, è tutto diritto. E un punto, mettiamo un marcatore giallo. Adesso lavoriamo 4 punti a diritto, 1, 2, 3 e 4 e mettiamo un marcatore arancio. Lavoriamo un punto. Questi 6 punti che vi ho segnato, che i primi 6 che abbiamo fatto, vedete che si vede il filo diverso, spero, vabbè, si vede il filo diverso, corrispondono ai 6 punti che noi abbiamo lavorato assieme a 2x2. Abbiamo detto che abbiamo fatto 2 punti assieme per 6 volte, sotto avevamo 16 punti, sono diventati 6. In questo giro, nel primo giro dove andiamo a cambiare il colore, noi dobbiamo lavorare un punto, mettere il marcatore, 6 punti mettere il marcatore. Questo perché? Perché a questo punto noi andremo a fare degli aumenti. E abbiamo lavorato i 6 punti. Adesso dobbiamo andare a mettere un marcatore nei 12 punti
che abbiamo lavorato facendo un gettato e scusate, una catenella, sì, un gettato e un diritto per 6 volte, cioè sono 12. Adesso noi ne lavoriamo 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mettiamo il marcatore verde. Naturalmente tra un marcatore e l'altro ci saranno 7 punti, perché per spiegarvi, uno corrisponde, quello dopo il marcatore, corrisponde a un punto che è scaturito lavorandone 2 assieme, gli altri 6 invece sono punti dati da gettato e diritto. Adesso ne lavoriamo altri 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lavoriamo l'ultimo punto. L'ultimo punto che abbiamo lavorato è quello subito dopo il gettato, esattamente come abbiamo fatto qui all'inizio. Per cui ricominciamo da capo. Abbiamo fatto 6 punti, ne lavoriamo 1 e mettiamo il marcatore giallo. Ne lavoriamo 4, 1, 2, 3 e 4 e mettiamo il marcatore arancio. Ne lavoriamo ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e mettiamo il marcatore verde. Esattamente 7 come abbiamo qui tra l'arancio e il verde. 2, 4, 6, 7. Adesso tra il verde e l'arancio, il prossimo che facciamo, saranno di nuovo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E ricominciamo con il giallo. 4, 1, 2, 3 e 4. Arancio, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, verde. Andate avanti così mettendo i rimanenti marcatori. In tutto i marcatori sono 6 per 3 colori, 18 marcatori. Dovete metterli tutti. Gli ultimi punti che lavorate saranno 6, perché il settimo l'abbiamo già lavorato a inizio ferro. Quindi se voi adesso guardate avete gruppi di 7 e 7 separati dal marcatore verde, 4 separati dal marcatore giallo, altri 7 tra giallo e arancio, altri 7 tra arancio e verde. Vi vorrei spiegare, se riesco, facendovi uno dei miei meravigliosi disegni, e spero di riuscire a farlo abbastanza comprensibile, per spiegarvi perché abbiamo messo i marcatori in quel punto e perché ve li ho dati di colore diverso. Già vedete da questo quanto sono brava, non ce n'è uno uguale. Comunque, noi abbiamo iniziato da qua e abbiamo fatto per 6 volte, abbiamo preso 2 punti assieme, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Quindi qui erano 12 punti e sono diventati 6. Naturalmente dobbiamo avere gli stessi punti che avevamo all'inizio, quindi in questo punto cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato un gettato e un punto, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi qui erano 12, sono diventati 6, qui erano 6, 2, 4, 6, 8, 10, sono diventati 12. Quindi abbiamo sempre mantenuto i nostri 18 punti, che sono i punti del modulo.
abbiamo ricominciato, ne facciamo solo due intanto per capire, e avevamo di nuovo 2, 4, 6, 8, 10, 12, cioè qui 12 punti e sono diventati 6 perché li abbiamo presi ad uno per uno. La stessa cosa che abbiamo fatto qui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Avevamo 6 punti, li abbiamo fatti diventare 12. Ora noi non possiamo andare avanti sballando completamente quella che chiamiamola l'onda del punto pavone, ma dobbiamo, per allargare anche le nostre onde, che qui erano così, le faccio di qua così riusciamo a scrivere, beh è lo stesso, nel prossimo giro dovranno essere più grandi, tutte più grandi, perché dovremo aumentare dei punti. Così. Però dobbiamo mantenere sempre gli stessi numero di onde, che sono 6. Quindi cosa vi ho fatto fare? Vi ho fatto mettere un marcatore qui. Guardiamo se mi scrivesse il rosso, ma vi ho fatto mettere un marcatore qui e uno qui. Poi ve ne ho fatto mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui nel mezzo abbiamo messo un altro marcatore e ne abbiamo messo 1, 2, 3. Abbiamo ricominciato qui a metterne un altro. Qui abbiamo messo, se mi ricordo bene, il arancio giallo. Ah, eccolo, non trovavo l'arancio. Abbiamo iniziato dal giallo e l'abbiamo messo qui, il marcatore giallo. Questo era un altro marcatore, va bene. L'abbiamo messo arancio e qui l'abbiamo messo verde, per poi ricominciare col giallo, arancio e verde e così via. Questo perché? Perché noi per poter aumentare questo, aumentare i punti mantenendo i 6 moduli, dobbiamo aumentare tanti punti che ci diano sempre il multiplo di 18. Noi ne aumentiamo 1, 2, 3 ogni modulo, quindi sono 6 per 3, 18. Quando andremo a fare il prossimo punto pavone, qui non faremo più per 6 volte 2 punti, ma lo faremo per 7 perché avremo 2 punti in più. Quando arriviamo qui, noi avremo 14 punti, quindi faremo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e diventano 7. Se qui sono 7 e 14 fa 21, anche qui dovremo avere 7 punti e farli diventare 14. Difatti, facendo un aumento qui al centro, faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Abbiamo, ora è fuori, non è proprio ben vicina, ma cioè non è proprio sopra, abbiamo ripreso i nostri 14 punti e sono 7, 14 più 7 sono 21, 14 più 7, 7 più 14 sono sempre 21. Noi quindi avevamo 12 più 6, ne avevamo 18, abbiamo aumentato 3 punti, quindi alla fine del nostro giro, dei nostri 6 moduli, avremo un totale, mentre qui avevamo un totale di 108 punti, quindi avremo 18 in più, quindi saranno 126. Qui avremo 126 punti. E questo lo faremo ogni volta che faremo il punto operato. E gli aumenti li faremo sempre nel secondo giro del cambio colore. Nel primo giro andiamo a mettere i marcatori. Adesso, nel secondo giro del cambio colore, faremo gli aumenti. Poi facciamo il terzo e il quarto tutto a diritto
Nel quinto ricominciamo dal punto iniziale a lavorare come vi ho detto qui, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Non saranno più 6, ma saranno 7. Proseguendo faremo la stessa cosa, andremo sempre ad aumentare un punto qui e un punto qui nel secondo giro del prossimo cambio colore e ne aumenteremo uno al centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui mettiamo il marcatore e aumenteremo i nostri punti. In pratica ogni cambio colore aumentiamo di 18 punti. Spero di essermi spiegata, eventualmente mi scriverete e vediamo come aiutarvi meglio. Quindi possiamo incominciare con gli aumenti. Facciamo un diritto e l'aumento come abbiamo fatto prima nel punto di sotto, un aumento nascosto. Se volete potete lasciare qui il marcatore, ma non sarà nello stesso punto probabilmente, quindi io vi consiglio di toglierlo e poi di rifare il vostro calcolo. Allora adesso andiamo all'altro marcatore, saranno 4 punti, 1, 2, 3, 4. Sul quarto punto facciamo l'aumento, sempre l'aumento nascosto. Togliamo, perché facendo così siete sicure che fate l'aumento nel punto giusto e non vi sbagliate, non ve ne dimenticate. 7 punti e facciamo il prossimo aumento. È stretto e così via. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e aumento. Questo è un punto pavone molto semplice. Si vedranno, diciamo, gli smerli, le onde. Non è molto in evidenza perché già è fatto con il filato grande, quindi i forellini sono molto grandi. Metterci a fare anche punti rovescio o altre cose, ho preferito andare sul liscio, diciamo così. Così verrà proprio poi uno bello smerlo. Adesso ho tolto il marcatore giallo, quindi sono 4 punti e un aumento. Ricordatevi nel prosieguo che dovete sempre aumentare ogni secondo giro di cambio colore 18 punti con questo sistema. Se guardate, lo faccio vedere ancora, tanto ecco, se guardate, vedete, rimane sempre l'aumento tra il primo e il secondo dei due punti presi assieme, tra il penultimo e l'ultimo dei due punti, non si vede, scusate, sono andata troppo, è troppo grande il modulo, il foglio. Dicevo, l'aumento rimane tra il primo e il secondo dei due punti presi assieme, tra il penultimo e l'ultimo dei due punti presi assieme. Qui nel mezzo ne avevamo 4, qui naturalmente ne avremo 5. Quindi tra il marcatore giallo e il marcatore arancio ci saranno 5 punti. Qui ne avevamo prima 7, adesso ne avremo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perché anche qui sono diventati 14 punti anziché 12 come nel giro precedente. Il prossimo diventeranno 16 e 8, 8 e 16, scusi, 8 e 16, quindi 8 e 16 diventano 24, da 21 passeremo a 24 perché sono 3 punti in più ogni modulo e saranno di nuovo 18 punti. Anziché 126 ne aumenteremo altri 12 e saranno 138. Così via, sino alla fine del nostro spalollo, non me lo ricordo nemmeno più. Va bene, quindi proseguite così tranquillamente, andate avanti per un po'. Una cosa che non vi ho detto è che per effetto degli aumenti,
Naturalmente abbiamo detto che qui facevamo 6 gruppi da 2 punti lavorati assieme, nel prossimo ne faremo 7 e di conseguenza qui saranno 7. Però il vostro punto di partenza del giro, cioè l'inizio giro, il marcatore, mettiamo così, il marcatore di inizio giro deve essere sempre a 6, quindi il secondo giro, cioè non il secondo giro, il secondo modulo che voi farete quando cambierete colore, nel mio caso io sono passata, vedete, dal verde, questo, il primo che ho fatto, questo è il verde. Il secondo, questo, dove ho fatto i 7 gruppi di 2 punti, è quello mélange. Ecco, quando io ho iniziato il mélange, ho iniziato sempre dai 6 gruppi di punti a 2x2. Quando poi ho finito il giro, mi è rimasto il settimo, perché in base agli aumenti che andiamo a fare, sì che gli aumenti li facciamo qui nei 6 punti presi assieme, però quando iniziamo il nostro giro di punto operato, cioè dove lavoriamo i 2 punti assieme, dove facciamo una catenella, un gettato e un diritto, un gettato e un diritto, l'inizio ferro è sempre con i 6 punti lavorati assieme, cioè con i 2 punti lavorati assieme per 6 volte. Quando passeremo al successivo, come nel mio caso il verde scuro, saranno sempre 6 e 2 li faremo sempre a fine giro, perché il nostro inizio giro, vedete qui avevo segnato questo, il nostro inizio giro è sempre questo per andare su. Altrimenti se voi iniziate qui con 7, qui con 8, in seguito con 9, tutto il lavoro vi rimane, vi gira su una parte e non forma questa bella onda che adesso andremo a vedere, dopo che vi ho spiegato le ultime cose, andremo a vedere sul manichino. Quindi ricordatevi che il vostro inizio giro è sempre con 6 coppie di 2 punti presi assieme. Gli aumenti che andiamo a fare, dove diventeranno 7, dove diventeranno 8, dove diventeranno 9, se vorrete proseguire diventeranno 10, vedete voi, li avremo sempre prima del nostro marcatore, quindi vorrà dire che se sono prima del nostro marcatore noi partiamo da 2, 4, 6, 8, 10, 12, facciamo tutto il giro e i 2 li facciamo a fine giro. Spero di essermi spiegata, l'inizio giro è sempre con i 6, con i 2 punti lavorati assieme per 6 volte, la settima volta sarà a fine giro, l'ottava volta, che saranno 7 e 8, sarà a fine giro, proseguendo sempre qui, qui ne avrete 3 volte, 2, 2 e 2, e qui saranno sempre 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Poi proseguendo ne farete 7, ne farete 8, ne farete 9 a seconda del giro dove siete, ma l'importante è che partiate sempre dai gruppi di 2 punti lavorati assieme per 6 volte. Io spero sia stato chiaro, perché altrimenti vi rimane tutto su una parte. Allora adesso vi faccio vedere cosa ho fatto io, così, ma ci sono ancora tutti i fili da assicurare. Allora io vi ho fatto vedere fino al sesto, cioè ai 6 punti, poi ho fatto i 7, e qui dove si lavora assieme, i 6, poi i 7, poi gli 8 e poi i 9. Ho fatto 4 volte il cambio colore. Una volta ho fatto tinta unita, una volta ho fatto punto filato sfumato, poi di nuovo tinta unita e poi di nuovo filato sfumato. Gli ultimi 5, 2, 4, 6 giri, gli ultimi 6 giri li ho fatti col filato tinta unita. Vabbè, qui ho aggiunto un po' di pelo. Il verde, che era il primo, ho fatto 2 giri di legaccio, cioè un giro tutto a diritto e un giro tutto a rovescio. Poi il terzo e il quarto, di nuovo diritto e rovescio col filato verde. Il quinto e il sesto l'ho fatto di nuovo a legaccio col filato verde chiaro. Quindi un giro diritto, un giro rovescio, un giro diritto, un giro rovescio, un giro diritto, un giro rovescio, senza aumentare più punti. Arrivate dove volete arrivare, ma non aumentate più punti. Se da qui, cioè prima di fare i 6 giri di punto legaccio, voi decideste di fare, lo metto un po' così, tanto per farvi, per
riuscire a spiegarmi un pochino meglio io. Nascondiamo un po' sti fili che stanno male. Ecco, se arrivata a questo punto, prima di fare i tre giri, cioè i sei giri di legaccio, voleste allungarlo, continuate, vorrà dire che i gruppi di due punti a diritto, lavorate assieme a diritto, diventeranno di 10, poi di 11, poi di 12, andate avanti così. Però fate meno aumenti, perché noi adesso abbiamo dato questa linea che tende leggermente un pochino ad abbassarsi, ma è abbastanza diritta in base alla forma delle spalle. Se voleste fare ad esempio un poncio o uno scaldaspalle un pochino più lungo, gli aumenti non fateli ogni cambio colore, ma li fate ogni due cambi colore, perché vi... così prende una linea un pochino, non diritta, ma appena appena un pochino più allargata. E basta, mi sembra di avervi detto tutto. Poi assicurate tutti i fili, io li ho tagliati tutti perché non tirasse, ho rodato due nodi, poi con il colore andrò a chiuderlo, col giusto colore andrò a chiuderlo nel colore dove è stato lavorato. Verde chiaro sarà qui, lo sfumato sarà qui e così via. Assicurerò tutti questi. Ho dato due nodini intanto che non si allargassero, ma poi prendo l'ago e vado a lavorare, assicurare i fili dentro. Dopodiché il nostro lavoro è terminato. Eccolo qua. Ed ecco finito il nostro spallollo. Come vedete, il collo è più largo, non è proprio un collo ad anello, ma è più largo di un dolce vita, cede parecchio. Se volete che il vostro spallollo sia un pochino più lungo, accorciate un pochino il collo e automaticamente si allarga un pochino di più sulle spalle. Se lo volete più corto, è sufficiente che voi pieghiate, ora con la sinistra non riesco a far niente, vabbè, piegate un po' di più il collo e rimane, cosa c'è qui dietro che spunta? Ancora un filo da assicurare, va bene, facciamo finta di non averlo visto. Potete metterlo, vedete, così con le punte, con due punte, o sta molto bene anche indossato a questo modo. Aspettate che ve lo faccio vedere, faccio vedere il frigo. Ecco, così con la punta centrale. Non ha importanza perché intanto essendo fatta in circolo, vedete, anche così è molto carino, si può mettere anche con la punta centrale. Le misure ve le ho già date, quanto è lungo, potete continuare se volete ancora a fare qualche giro di punto pavone cambiando colore, altrimenti se lo volete più corto potete farne uno di meno, quello sta a vostra scelta. Volendo potete anche farlo diventare un poncio, cioè allungarlo parecchio, però come consiglio mio, se lo allungate parecchio, fate meno diminuzioni, cioè quelle 12 diminuzioni che noi fino adesso abbiamo fatto ogni cambio colore, cioè qui siamo partiti con i 6, poi qui sono diventati 7, sono diventati 8, e quando arrivate agli 8 fatelo ogni due cambi colore, cioè se dopo di questo voi aveste voluto proseguire, quindi magari ripetere il verde chiaro, nel verde chiaro non fate aumenti. Quando rifate il colore melange sfumato, allora nel secondo fate i 12 aumenti, cioè gli alternato non sì o no, perché altrimenti vi viene troppo largo, anziché seguire poi la spalla e scendere vi viene troppo largo. Quindi dopo di questo che vi ho spiegato come fare, dovete, quindi dopo 1, 2, 3, 4 moduli di punto pavone, non alternate più ogni cambio colore, ma alternate ogni due cambi colore. Va bene, vi lascio al prossimo video, che farò sempre uno spallollo ma all'uncinetto. Me l'hanno chiesto all'uncinetto, adesso vedo di trovare un po' qualche bel colore, perché vedete che erano tutti colori che avevano il verde come fondo, una prevalenza di verde, però erano tutti filati diversi, colori diversi, eppure la riuscita non sembrerebbero nemmeno avanzi, ma sembrerebbe fatto apposta. Devo trovare qualcosa di simile anche
per l'uncinetto e poi vi faccio anche la versione l'uncinetto. Al prossimo video.